Oltre agli ebrei, ai dissidenti politici, sono stati circa tra i 10 e i 15 mila omosessuali quelli che sono stati appunto deportati, arrestati e portati nei campi di concentramento solo a causa del loro orientamento sessuale o del presunto orientamento sessuale. E quindi Arcigarezzo ha voluto ricordare le vittime. I numeri più attendibili parlano di circa dai 10 ai 15 mila persone che sono state deportate nei campi di concentramento, ma si tratta di numeri assolutamente sottostimati, perché poi immaginerete che per i superstiti dei campi di concentramento già era difficile raccontare cosa fosse successo, dire anche di essere omosessuali negli anni 50 era ovviamente più difficile. Ma oltre alla deportazione, internati omosessuali dovettero subire torture ancora più atroci, se possibile. Furono infatti oggetti di violenze immotivate, trattati con particolare disprezzo, spesso anche dagli altri detenuti, e vennero destinati a lavori particolarmente duri, nella convinzione che in tal modo potessero essere indotti a cambiare inclinazione. Furono inoltre sottoposti ad aberranti esperimenti clinici. Dai documenti si evincono torture particolari, e le persone omosessuali erano sottoposte anche a esperimenti, castrazione, ovviamente tutto finalizzato al redimere o al tentare di curare, però il dato di fatto è che poi invece pochissime persone sono uscite vive da quell'esperienza. A distanza di 60 anni, ancora oggi, in molti paesi del mondo l'omosessualità continua ad essere punita, con il carcere anche a vita o con la pena di morte. Nel mondo diciamo che l'omocausto non è ancora una pagina chiusa, sono ancora tanti, troppi, i paesi in cui l'omosessualità è considerata un reato, è perseguita, è punita, a volte con il carcere, a volte anche con la pena di morte, quindi ci sembrava, insomma, doveroso riflettere anche su questo.